Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa colomba pasquale ai marron glacé e cioccolato fondente. Questa delizia veramente è stupenda, perché noi abbiamo deciso di variarla appunto con questi marron glacé, che non sono altro che dei marroni glassati, veramente stupendi, che con quella nota di cioccolato, con le mandorle tostate in cottura e quegli zuccherini danno un gusto in bocca, proprio una cosa stupenda. Oggi vediamo assieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 150 g di farina 00, 350 g di farina Manitoba, 85 g di zucchero semolato, 90 g di burro morbido, 7 g di lievito secco, 4 tuorli, una bacca di vaniglia bourbon, 120 ml di latte tiepido, 2 limoni, la loro scorza, 130 ml di acqua tiepida ed infine un pizzico di sale. Per prima cosa prendiamo una boule più capiente e ci mettiamo dentro la nostra farina 00, il lievito e l'acqua. Mi raccomando, a filo. E mescoliamo tutti gli ingredienti finché non si saranno amalgamati per bene. E dopo aver mescolato per bene tutti gli ingredienti non ci rimane altro che coprire il tutto e lasciarlo lievitare una mezz'oretta, 45 minuti, in forno spento solamente con la luce accesa. E dopo 45 minuti di lievitazione ecco come si deve presentare il nostro lievitino. Ora finalmente ci possiamo occupare del nostro impasto. Per prima cosa prendiamo una boule bella capiente, nel nostro caso di legno, e ci aggiungiamo la farina Manitoba, il sale e mescoliamo leggermente. In questo modo il lievitino non avrà un contatto diretto appunto con il sale. Fatto ciò aggiungiamo i restanti ingredienti partendo dallo zucchero semolato, ai semi della bacca di vaniglia bourbon che come potete vedere abbiamo già tolto, ok, poi la scorza dei nostri limoni, i tuorli, lievitino che rimuoviamo dalla ciotola aiutandoci con un tarocco. Questo passaggio va fatto molto delicatamente, ragazzi. Infine mescoliamo a mano gli ingredienti e aggiungiamo il latte a filo che deve essere tiepido. Continuiamo così finché non otterremo un impasto di consistenza omogenea. Raggiunta questa consistenza non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto sul banco di lavoro, impastare per bene, proprio in questo modo, poi aggiungere il burro poco alla volta. Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. E continuiamo ad aggiungere sempre il burro poco alla volta. E dobbiamo mettere il secondo pezzettino quando il primo si sarà già rappreso per bene al nostro impasto. Poi ragazzi, fate tesoro di questi movimenti perché sono importantissimi per ottenere una colomba perfetta. Finito di aggiungere il nostro burro, non ci rimane altro che sbattere alcune volte il nostro impasto sul piano di lavoro. Esattamente in questo modo, così si formerà una grandissima maglia glutinica. Ma che cos'è la maglia glutinica? Sono tutte quelle alveolature che si trovano dentro il nostro impasto, quindi sarà più soffice e delizioso. E dopo aver lavorato il nostro impasto per circa un quarto d'ora, gli applichiamo la pirlatura in modo che si crei una palla perfetta. Fatto ciò prendiamo una boule bella capiente, la ungiamo per bene, quell'olio lo facciamo arrivare dappertutto, ci mettiamo dentro il nostro impasto
Poi lo copriamo di pellicola alimentare trasparente e lo facciamo lievitare fino al raddoppio per circa 2 ore in forno spento solamente con la luce accesa. Ecco come si presenta il nostro impasto dopo 2 ore di lievitazione. Ora non ci rimane altro che prenderlo e trasferirlo in frigo e lasciarlo lì per almeno 12 ore. Mentre il nostro impasto sta riposando, noi vediamo assieme gli ingredienti per il ripieno della nostra colomba e per esso ci serviranno 100 g di marron glacé e 60 g di gocce di cioccolato fondente. Per prima cosa tagliamo i nostri marron glacé in pezzetti più piccoli. Finiti di tagliare i nostri marron glacé, li mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Ed ecco come si presenta il nostro impasto dopo 20 ore di riposo in frigo. Per prima cosa togliamo la pellicola alimentare trasparente e, aiutandoci con un tarocco, togliamo l'impasto dalla ciotola. A questo punto lo dividiamo in due parti, di cui una deve pesare 100 grammi in più dell'altra. Per una forma di 750 g di prodotto abbiamo diviso l'impasto in due parti. Una di 400 g che deve pesare di più perché con quella faremo il corpo, mentre un'altra più piccola da 300 g perché con quella faremo le ali. Per prima cosa abbiamo preso la parte di impasto destinata alle ali, quindi quella di 300 g, e l'abbiamo stesa con le mani fino a creare una specie di rettangolo. Fatto ciò, prendiamo parte dei nostri marron glacé e la distribuiamo su tutta la superficie in modo uniforme. Fatto ciò, mettiamo anche qualche goccia di cioccolato. Ne prendiamo quanta ne vogliamo perché ovviamente qui è tutto a piacere. Dopodiché, partendo dai bordi, iniziamo ad arrotolare su se stesso questa parte di impasto. Mi raccomando, chiudete il più stretto possibile il rotolo. Fatto ciò, prendiamo il nostro rotolo e lo mettiamo nella parte delle ali. Poi spingiamo leggermente il centro aiutandoci con le nostre dita. Ora facciamo lo stesso procedimento di prima anche con il secondo pezzo di impasto. Se siete dei golosoni potete aggiungere altri marron glacé, ma mi raccomando non più di altri 50 grammi, perché sennò l'impasto si appesantirà troppo. A questo punto possiamo creare un rotolo con il nostro impasto, proprio come prima. Poi abbiamo preso il rotolo che avevamo ottenuto e l'abbiamo appoggiato su quello delle ali con la parte della chiusura verso il basso e ora lo lasciamo lievitare a forno spento solamente con la luce accesa finché non arriverà un centimetro dall'orlo della nostra forma. Mentre la nostra colomba sta lievitando, noi ci occupiamo della sua glassa e per essa ci serviranno 40 g di zucchero a velo vanigliato, un po' di albume d'uovo e 40 g di mandorle tritate abbastanza finemente. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente, dentro ci mettiamo l'albume d'uovo che, aiutandoci con una forchetta, sbattiamo leggermente. Poi al tutto aggiungiamo le polveri partendo dallo zucchero e poi alle mandorle. Fatto ciò, mescoliamo tutto per bene finché non diventerà una crema di consistenza omogenea. Ecco la consistenza che deve ottenere la nostra crema, non deve essere né troppo dura né troppo morbida, perché la dovremo andare a spalmare sopra la nostra colomba. Fatto ciò, non ci rimane altro che coprirla di pellicola alimentare trasparente e lasciarla in frigo fino al momento del bisogno. E dopo 2 ore di lievitazione, ecco come si presenta la nostra colomba. La lievitazione, cari ragazzi, è totalmente relativa. Infatti, se dopo 2 ore non vi viene così, dovete lasciarla andare perché farà il suo, state tranquilli. Ora andiamo a mettere sopra la nostra colomba molto delicatamente la nostra glassa perché non vogliamo assolutamente romperla.
Noi per la nostra glassa abbiamo utilizzato 30 g di albume d'uovo e l'abbiamo tirata un quarto d'ora prima fuori dal frigo in modo che si stemperi per bene. Ora procediamo con la decorazione e mettiamo mandorle a scelta e zuccherini. E finalmente possiamo cuocere la nostra colomba e la cuociamo a forno normale 175 gradi per 40-45 minuti, ossia fino alla doratura. Se vedete che dopo la prima mezz'ora di tempo trascorso in forno, vedete che si sta imbrunendo troppo, mettete un foglio di alluminio sopra e continuate la cottura. Ed ecco qui come si presenta la nostra colomba dopo 45 minuti di cottura. Ora prendiamo due ferretti da cucina e, aiutandoci con essi, infilziamo nella parte inferiore 1, quella che divide il corpo dalle ali, e stessa cosa nella parte superiore. Noi ci siamo muniti di due pentole e abbiamo girato la nostra colomba e ora la lasciamo così finché non si raffredda alla perfezione. Ma guardate che meraviglia di una colomba che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. E finalmente siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di una colomba pasquale. Mamma mia, che buona che è, ragazzi! È stratosferica, veramente fantastica. C'è l'impasto che è morbidissimo, tale da sembrare una nuvola vera e propria. Poi c'è questo marron glacé che dà un profumo e un gusto che è qualcosa di straordinario. Arrivano le gocce di cioccolato che completano il tutto. Poi c'è la parte croccante che è data dall'impasto. Poi da questa glassa che abbiamo messo sopra le mandorle. E anche questi zuccherini. Insomma, ragazzi, veramente ci sono dei contrasti di sapori pazzeschi e vorrei tanto che voi foste al posto mio per assaggiare questa meraviglia. Bene, ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!